Annyeonghaseyo, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi mi accingerò a spacchettare i prodotti che ci sono all'interno di questi pacchi PR che ho ricevuto in questi ultimi giorni. Il mio citofono è iniziato a suonare, continuavano ad arrivarmi cose. È stato magnifico, ogni giorno era un regalo dalle aziende, quindi non vedo l'ora di aprire questi pacchi. Sembra tipo Natale con tutti questi regali. Già che ci sono, proverò con voi alcune cose che non ho ancora provato e altre invece che ho già provato e mi piacciono. Come vedete sono già struccata, cioè sono struccata. Il primo pacco che andrò ad aprire. Il primo pacco che andremo ad aprire sarà un pacco di skincare, perché ho già mi sono spoilerata all'interno di questo pacco, che in questo momento in fondo non so come fare a prenderlo perché. Ci sono dei pacchetti che, cioè, non vedo l'ora di scoprire cosa contengono al loro interno perché io non li ho aperti la maggior parte. Questo qua di Pixi che ho ricevuto 3 giorni fa e che mi sono già spoilerata, appunto, infatti per questo sono struccata. Sono, come potete vedere, delle maschere, quindi sono prodotti di skincare di Pixi. Queste 3 maschere mi hanno incuriosito tantissimo perché quando le ho aperte ho fatto: oh mio Dio, sembrano dei gelati! E io avevo tipo pensato a un'idea del genere 2 anni fa. Ed è veramente frustrante vedere che non l'ho fatto io. I miei sarebbero stati più fighi. Però comunque io approvo questa idea, non vedo l'ora di provarli. Questa qua è al latte di cocco. Ci sono al loro interno, tra l'altro, frutti, fiori e piante pronte istantaneamente a darti vitalità e freschezza. Potete usarle singolarmente oppure potete mischiarle tra di loro, cioè nel senso non è che fate una ciotolina e ci mischiate dentro tutto. Proverò ad aprire, ovviamente, penso, dai, sarà la più quotata. Questa qua è latte di cocco, mi sono già dimenticata. E all'interno troviamo. Basta, cioè veramente. Nel packaging troverete anche il gustosissimo cucchiaino per l'applicazione che. No. Ok, basta che spingete all'insù e il cucchiaino si romperà. Non l'avete molto studiata bene, o sono io che sono stupida e voi dovete pensare anche agli stupidi come me, perché siamo in tanti. Questo è un tappo protettivo, mi piace la cosa così non mi va in giro. Oh mio Dio, è proprio jelly, avevano ragione. Questa è la consistenza della maschera. Come potete vedere, amici, è veramente gelosa. È molto strano il profumo, non sa per niente di latte di cocco. Profuma come un bagnoschiuma. Ok, vado ad applicare intanto questa maschera su tutto il mio visage. Allora, è molto fresca, diciamo che potrei consigliarla di più d'estate per chi ha, secondo me fa freddo, adesso arriva ottobre e quindi ci amo io freddo. Guardate, io già in giro da 3 settimane con felpa. Gente guarda male me, ma io adoro autunno. Io non sto vedendo dove sono i miei occhi. È molto meglio col dito, non è igienico per niente. Ma la faccia è la mia, quindi voi pensate alla vostra di faccia, ok? Se non mi voglio mettere la fascia sui capelli, è un mio problema. Però io adesso sono curiosa di vedere i colori delle altre, quindi poi spacchettiamo il resto delle cose perché ce ne sono tante e so che alcuni di voi piacciono, queste sono tutte bianche. Spoiler, sono tutte bianche. So che a voi piace anche vedere i video lunghi, però io mi sento di annoiare, quindi faccio spiccia. Però mi piace chiacchierare, quindi allo stesso tempo c'è l'altra me che dice: ma sì, dai, parla. Ma no, dai, stai zitta. Ma sì, dai, parla. Sei pazza. I know, you know, we know. E niente, queste sono le maschere, il loro interno è uguale. Un po' come tutti noi. Come sperare di aprire un corpo e vedere tipo dei glitter, no, una maschera è una maschera. Scherzi a parte, ironia a parte, ringrazio Pixi per l'invio. Ovviamente queste le testerò e poi vi saprò dire anche su Instagram come mi trovo, eccetera, eccetera. Anche perché mi sto riempiendo di skincare, questa cosa la amo. Però devo trovare anche il tempo di farle. Ah, tra l'altro, non so quanto la devo tenere, quindi penso che passerò 10 minuti così e poi mi laverò la faccia. Io voglio aprire questo, non so che cosa sia, mi è appena arrivato, giuro. Prima di registrare il video, ho suonato il corriere da Attila. Oh, c'è il mio indirizzo. Vediamo l'indirizzo. Furbacchioni, da Attila ho ricevuto questa busta bianca. Grazie, passiamo al prossimo. Che divertente che sei, Gloria. Che bellico. Ho ricevuto un kit per le mie unghie, cosa che ci stavo pensando poco prima di registrare appunto il video, che ho detto: oh mio Dio, che unghie, bleh, devo farle. Vorrei tanto farmi i semi permanenti ancora, perché sapete che ho tutto il kit oramai.
E però devo trovare anche lì la voglia di farlo. Anche se ci metti poco, però comunque tirare fuori la lampada UV e mettersi lì a fare. Capito. Grazie per aver pensato anche alle pigre come me, perché ovviamente queste cose sono un po' più veloci. Mi hanno mandato una cura miracolosa per fortificare le unghie, questa è della Sally Hansen, e si chiama Miracle Cure. Stracuriosa. Che cos'è? È un altro trattamento fortificante per le unghie. L'originale formula rinforzante crea un film protettivo sull'unghia, proteggendola a lungo da scheggiature, sfaldature e rotture. I risultati: unghie più forti e dal finish brillante. Applicare sull'unghia nuda. Lo proverò. Non con voi, dai, un po' di privacy, raga. Questo è un altro trattamento 7 in 1. Molti benefici, Ciro. Ciro, chi è Ciro? che? Sono 7 benefici in una bottiglia. Base top coat, procrescita, rinforzante, levigante, schiarente e super idratante. Cioè questo praticamente, quelli che vi ho fatto vedere prima non contano più niente con lui. Lui è il boss, ok? Mean girls, levate. Lui ce l'ha. Cioè sembra uno smaltino, però voglio vedere se effettivamente si asciuga come un trattamento o rimane lucido, perché se dice che è base, top coat, rinforzante, non vedo l'ora di sapere. Vediamo quanto ci metterà il mio pollice ad asciugarsi. Oh mio Dio, che carini, che belli. Ah, io adoro troppo i nude. Poi questo periodo secondo me, con i colori cipria, carne, che carne non si dice perché non c'è un color carne, cipria, nude. Avrei preferito anche un po' di teddy, quel colore proprio orsacchiotto. Da Filorga invece ho ricevuto questo pacchettino che scarterò subito. Chi essere tu? Oddio, la lettera di Hogwarts! Sapevo mi sarebbe arrivata prima o poi. No, è una strillettera. Elegance is the only beauty that never fades. Voi non lo leggete, ma vi giuro che c'è scritto. Infatti, vedete? Geniale, bellissimo. È tipo... Vedo? Non vedo. È un trattamento ibrido che puoi inserire nella tua beauty routine prima o dopo il trucco per valorizzare i punti e luce. Grazie, team di Filorga. L'unghia si è già asciugata. Wow. Questa pennina dovrebbe essere magica. Avevo già provato anni fa i prodotti Filorga e mi erano piaciuti tantissimo. Anche ultimamente ho fatto una collaborazione con loro e con Frida. Io adoro, quindi non vedo l'ora di provare anche lui. I believe I can show. Questa è la mia pelle dopo ed è morbidissima. Che idrati, non ci sono dubbi. Spiace non aver sentito l'odore di cocco. Non la sento particolarmente levigata, ma la sento molto molto idratata, rimpolpata, quello sì. Wow, ma è proprio una pennina. Io non sono sicura di saperla usare così bene, raghi. Ma come si apre? Ah, io schiaccio. Wow, ed esce il prodotto. Ok, mi serve uno specchio. Ed è proprio illuminante. Oddio, si vedono proprio le perle scioenze. Si vedono, yes. Oh mio Dio, sono una stella che brilla. Siamo tutti stelle, tesoro. Poi si chiude switchando così e via. Così il prodotto rimane integro e non esce se schiaccio. Cosa vado a fare? Vado semplicemente a picchiettare la zona. Come potete vedere già il mio mento è perlescente. Sono una Sailor Moon. Allora, mi piace la perlescenza perché non è né invadente e non è neanche di un colore strano, ma si adatta molto all'incarnato della pelle, perché vedo sia pagliuzze fredde che calde mischiate insieme, quindi questa cosa è sul rosa, tra l'altro, quindi abbiamo la parte dorata e la parte rosata fredda che va un po' a bilanciare il tutto. Forse sul naso ne vanno stesi meno puntini perché mi sento un po' troppo, un po' too much. Lo vado a portare anche qui. Perfetto, questo è il look. Grazie per aver seguito questo tutorial. Ci vediamo al prossimo video, ciao. Non è oleoso, non mi dà neanche fastidio. Mi piace il fatto che si sia già assorbito. Bello. Procediamo al prossimo, che è da parte di Benefit. Sono veramente cute loro con i packaging. Io amo le loro pochette, uso praticamente tutto quello che in questi anni ho ricevuto da loro. Tra borse, marsupini, zaini, pochette, bellissime. Oltre ai loro prodotti ovviamente. Il fatto che abbiano sempre queste idee innovative per i pack. Tanta roba, belli. Perché poi uno li riutilizza, si ricorda del brand e dice oh, geniale. Mi hanno mandato la pomade, che è una pomata per le sopracciglia, quindi è un pottino con all'interno un prodotto che voi andate con il pennello angolato a stendere sul sopracciglio per riempirlo. Mi hanno mandato due tonalità, la 3 warm, che penso vada anche bene, e questa forse la 4, perfetta per la parte finale. Poi mi hanno mandato il 24 hour brow setter, il famosissimo setting brow
che fa durare il vostro pelo lì com'è, lo lacca fino a 24 ore. Grazie anche per il rifornimento. Stracuriosa di provare anche la Brow Pomade, ma oggi proveremo insieme altri prodotti per le sopracciglia. Non so se potete notare il mio sguardo, il fatto che io non abbia più le sopracciglia, ok? Ho tolto tutti questi peletti, li ho alzati, ho cercato di pettinarli perché ho veramente due peli in croce e qua ce ne ho tantissimi e sono pure lunghi, quindi ho dovuto tagliuzzare tutto, fare un po' un procedimento particolare che tra l'altro vedrete su Instagram. Perché mi bruciano le guance? Ma that's so strange. Calda. Boh. Quindi dicevo, ho fatto queste sopracciglia qualche giorno fa e ho provato dei prodotti che mi erano arrivati da Mulac, che ovviamente ho già spacchettato e usato perché ero stracuriosa di provare. Hanno lanciato dei prodotti per le sopracciglia e hanno fatto una eyebrow pen, quindi una pennina con una punta stra sottile per riuscire ad andare a realizzare i peletti. Poi abbiamo la eyebrow tint, che invece è proprio una tinta, ma la cosa che mi ha cambiato tutto è stato l'utilizzo di questo prodotto qua di Anastasia Beverly Hills. Questo è il Brow Frizz ed è una cera per fare lo styling alle vostre brows, alle vostre sopracciglia. Con lo scovolino andate a prelevare il prodotto e poi pettinate le vostre sopracciglia per fissarle. Questa è strautilizzata per la moda del momento che va avanti da un bel po', delle sopracciglia stra laminate, e mi sono trovata bene, molto bene. Vado ad applicare la mia cera sulle sopracciglia pettinandole verso l'alto, quindi vado a distribuire e pettino le sopracciglia verso l'alto girando anche allo stesso tempo in avanti lo scovolino. In questo modo vado proprio a prendere tutti i peletti, è un po' come si fa quando dovete farvi lo styling ai capelli, che con la spazzola girate mentre il fondo lo punta sopra. Non so se voi fate così, vabbè, comunque. Il pelo sta iniziando a prendere la piega che voglio io. Infatti sono tutti ordinati anche quando mi sveglio e mi piace molto questa cosa. Wow! Hey, welcome back! Dopo aver fatto ciò applico eyebrow tinta. Dovete stare attenti a distribuirlo perché potrebbe raggrumarsi un po'. Vi conviene fare poi dettagli con la pennina e magari questo lo utilizzate proprio per riempire o per andare a creare dal nulla. Ok, io sono abbastanza soddisfatta delle sopracciglia. Come vedete, questo è il risultato dell'utilizzo sia della tinta che della pennina di Mulac e... a me piacciono come prodotti. Ripeto, il pennellino forse preleva troppo prodotto, quello della tinta. Se volete essere un po' più comodi potete applicarlo anche con l'eyebrow brush, sempre di Mulac. Apriamo invece il pacco da Makeup Revolution con queste nuove uscite, di cui una è già stata provata ed è quella Solar della linea Planet Evolution. Trovate tutta la linea nelle OVS. Non in tutte OVS, tipo nella mia città l'hanno tolta. Questa cosa non so perché mi ha fatto molto male. Molto bella, con i colori veramente strabrillanti. Mi piace un sacco questo, che è un colore bellissimo. Bello. Io gazzaladra. Mi hanno mandato anche la versione Earth, quindi della terra. E l'interno, molto bello il pack esterno, mi piace. E l'interno è fatto in questo modo. I colori sono molto più scuri e molto molto autunnali. Ci sono 5 ombretti shimmer e 5 ombretti opachi, e questo vuol dire che appunto possiamo creare e ricreare diversi look un po' più opachi e un po' più pop of light. Al suo interno c'erano anche questi, che io ho già provato uno di loro ed è questo qua, bellissimo, un colore stupendo, magnifico. Questi sono i ColourPop Lip and Cheek Tint, quindi sono delle creme con all'interno una tinta che vi va a colorare il vostro viso, idratandolo anche un po', però si assorbono, non sono così tanto invadenti. Poi passiamo al lato skincare, anche questa l'ho già provata, questa è una crema contorno occhi al caffè. Mi è piaciuta molto la texture, però appunto per vedere i risultati conviene utilizzarla praticamente sempre, almeno per un mesetto, per vedere effettivamente cosa fa. Questo mi ispira tantissimo invece perché io adoro i prodotti da skincare, soprattutto se sono maschere, patch. E queste sono delle maschere per gli occhi. All'interno ce ne sono 15 paia, tutte qua dentro, perché c'è una consistenza cuscinosa, con collagene, confortanti e levigante. Poi mi hanno mandato anche 5 maschere viso, queste qua sono le Skin Refuge, con all'interno vitamina C e gli estratti della frutta, che sapete che gli acidi della frutta aiutano come peeling naturale a rimuovere le cellule morte sopra l'epidermide, quindi diamo luminosità in questo modo. Mi sono dimenticata questa di palette! Questa invece è l'Eclipse, me l'ero dimenticata,
È molto molto bello il pack anche di questa. L'interno è super 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 colorato. Mi piacciono molto questi rossi e questi arancioni. Anche questo dorato. Oh, what? No, la texture dovete provarla. Oh mio Dio, che bello. No, vabbè, ok, io vi consiglio questa palette. Voglio provare anche questo. Oramai siamo in ballo, balliamo. Carino. Via, anche questo rosso. Sporchiamoci. Ma dai, questo è un corallo. Me lo aspettavo un po' più scrivente. Sei fantastica. Per ultimo abbiamo il The Everything Balm. Questo qua ho letto che si può utilizzare ovunque, capelli, pelle, insomma, dove più vi piace, per tutti i tipi di pelle. Quindi è un multiuso. Se avete delle zone secche del viso, del corpo e i capelli, potete applicare questo prodotto all'interno di questo tubetto. Fa molto dentifricio, mi piace. Vediamo la consistenza. Oh mio Dio, con questo potete farci tipo anche gli impacchi. È corposissimo. Ma io lo uso anche per struccarmi. No, vi giuro. Cioè, qua si sente proprio... mi sento un French toast imburrato. Questa per quest'inverno sarà una manna dal cielo. Tipo se vi si spaccano le mani col freddo. Questa qua... E per ultimo questi carinissimi cotton pad fatti per essere riutilizzati, quindi li potete utilizzare per struccarvi o per applicare il tonico, per, non lo so, lanciare i dischi volanti nel cielo e sperare di essere visti dai vostri amici e prelevati e portati in un altro pianeta. Siamo pronti? Grazie. Siamo pronte per aprire quest'altro pacchetto da Shiseido, sono stracuriosa, ma guardate quanto è impacchettato bene. L'eleganza, ok? Mi dispiace quasi aprirlo, in realtà non lo vorrei aprire, tant'è che quando l'ho ricevuto, prima di registrare questo video, era esposto in sala, da quanto è bello. No, ma poi anche la carta è tutta intagliata, come si può dire? Questo sigillo non lo voglio rompere, succede qualcosa? Ma dai, ma che bello, ma voglio imparare a incartare così i regali. Raga, per Natale fate un figurone se impariamo... lezione con Gloria, impariamo a impacchettare. Si sfila via, che è una meraviglia. È un kimono. Vai a vedere se poi questo tipo di incartamento si chiama proprio, cioè è proprio ispirato ai kimono. Ciao. Ok, new serum Shiseido. No, io non... Shiseido, grazie, però pacchi un po' più facili da aprire la prossima volta. Mi sento... Dai! Scende. Ci siamo. Cosa sono? Power is in you. Ma che carini, come quei cosi che appendi. Sono degli sticker, non lo so. Sono degli sticker. Ma che meraviglia. Praticamente mi hanno mandato il nuovo prodotto che si chiama New Altimmune. È un siero doppia difesa per una pelle forte. Il vostro ministero rimane forte e giovane. Non vedo l'ora di provarlo, tipo adesso. Ma guardate che provolone. Ma questo è il tipo potere di Shiseido. Dopo 3 giorni si vedono già i risultati. La pelle risulta più radiosa e dopo 1 mese la pelle è molto molto più tesa e più resistente. Dopo la bottiglia, quindi quando la finite, loro dicono che la pelle dovrebbe risultare molto più giovane, tutte le magagnette dovrebbero essere proprio visibilmente diminuite. Piacevole anche da stendere come texture anche questa. Come regalo mi hanno mandato un pocket. Questo qua è un pocket per il telefono, ma questo vi aiuterà, se non sapete che cos'è, a tenere meglio il vostro telefono, quindi tirate fuori il pocket e poi lo tenete da qua. Questo eviterà problemi anche al mignolo, che tende a svirgolarsi. Se notate, tutti quelli dell'ultima generazione hanno il mignolo un po' storto. Questo è a causa del telefono. Molto molto carino. Grazie di cuore Shiseido. Non vedo l'ora di vedere la mia pelle visibilmente più forte, più giovane e senza tutti i problemi che ho oggi. Mia Makeup mi ha mandato quest'altro pacco con all'interno anche qua un po' di skincare. Abbiamo il Blooming Serum con l'infuso di malva al suo interno e un olio leggero anti-age. Anche questo dovrebbe essere levigante, antiossidante e anti-imperfezione. Questo è il siero presente all'interno del pack esterno. Ci sono i fiori di malva. C'è la malva, perché è un infuso alla malva.
Questo invece si chiama In The Cloud ed è un cleanser detossificante foaming, cioè vuol dire che quando lo andate ad applicare si gonfia questa nuvola di prodotto. Sono molto carini i prodotti che fanno il foam, quindi questa schiumettina strapuffettosa, nuvolosa. Adoro i cleanser a foam soprattutto perché sono molto delicati anche intorno agli occhi, non, ovviamente non andrebbero intorno agli occhi, però beh, io quando mi strucco vado un po' ovunque e sono molto più delicati, li trovo molto più delicati anche per le pelli che si arrossano subito. Infatti è per pelli sensibili. Qua invece c'è qualcosa di grosso e grosso e non ci entra. C'era anche quest'altro pacchettino che contiene un codice sconto. Ciao skincare lover, e per i tuoi follower uno speciale codice sconto del 15%, Gloria15, valido fino al 30/11. Loro dicono che hanno selezionato i prodotti Mia Pro Skin più adatti alla mia skincare routine. Grazie! Se volete andare sul loro sito www.miacosmetics.it e utilizzate il codice Gloria15 avrete uno sconto del 15% valido fino al 30/11. Mi hanno mandato anche la face mask rivitalizzante alla spirulina, un estratto di semi di spirulina. Spiro Candy, ma che carino! Questa al caviale ed è uno scrub jelly. Io voglio vedere. No, vabbè! No, vabbè! Io ci ho infilato tutto il dito per sbaglio. Ma sembra un kiwi! Ma sembra un kiwi! Ma che carino! È un kiwi! Ma è caviale vero? Si spaccano. Wow! Si spaccano. Allora lasciano tutto lunare che poi va a sciogliersi. Allora, questa è un esfoliante viso in gel di origine naturale con estratto di caviale verde, carbone attivo e lime. Infatti si sente lime. Oh mio Dio, mi ricorda tipo quando ero piccolina l'estate. Ho avuto una visione. Io Phoebe in questo momento sto guardando troppo la TV. Oh vabbè! Ecco, avete sentito questo rumore? Questo è il rumore di quando cadono degli smalti. Ora sono veramente curiosa di vedere lo scrabbicado, che è un altro esfoliante all'olio di avocado, tè verde e microparticelle di carbone attivo. Oh, che carino! Questo è molto mussoso, pastelloso, molto molto soda come crema. Questo è un po' più graffiante, cioè molto delicato, però sento di più la parte dello scrub. È una maschera viso, quindi la tenete un po' su. Il profumo anche di questo è molto piacevole. Questa però mi ricorda i Badedas. Boh, oggi sono un po' così revival. Voglio vedere anche la Spiru Candy. Oh, che carina. No, ma questa è stra liquida, attenzione, Infatti è una, anche questa è una maschera rivitalizzante. Che colori carini! Oh, anche questa la tenete su e via! Questa è molto più delicata ed è più dolce ed è per pelle secca e mista. Ultimo prodotto di Mia è il BHA Boost, un esfoliante liquido con all'interno l'acido salicilico, la vitamina B3 e l'aloe. E questo è fatto in questo modo. Va applicato sul viso, lontano dal contorno occhi, con un dischetto di cotone. Troverò tutti questi prodotti e non vedo l'ora perché ci sono un sacco di maschere che, mamma mia, mi incuriosiscono tantissimo. Last package! Questo qua è da parte di Sephora, ricevuto anche lui oggi. E wow! Ci sono alcune novità di questo autunno. Io purtroppo quest'anno non penso riuscirò a partecipare al loro evento, quando ogni volta fanno vedere i prodotti in anticipo per l'anno dopo. Sono contenta che mi abbiano pensato e mi abbiano mandato alcuni prodottini, alcune novità che vedremo anche per Natale. Questo è un kit di saponette naturali per il viso. Io ne ho già una in full size, appunto, di questa qua. Se siete molto sensibili, questo brand potrebbe fare il caso vostro. Abbiamo il face wash e l'extra gentle soap ed entrambi hanno ingredienti veramente ottimi. Mi hanno mandato l'Olaplex! Adoro! Mio Dio! Usa per una settimana per i capelli danneggiati, 2-3 volte a settimana. No, vabbè, io lo devo provare. Io lo devo provare, grazie. Cioè, grazie. Wow! Ok? Mario Badescu invece ha creato questi bellissimi kit in mini size di dei facial spray che io adoro. Io ho provato anche quello all'aloe, al cucumber e alla camomilla. Buonissimi, buonissimi. Qua dentro ce li abbiamo tutti. E tu pensi che io li regalerò? No, miei. Ma quelli che carini, li potete mettere sull'albero. Mi hanno mandato anche il Glow Tonic di Pixi.
anche lui per essere appeso, molto carino. E di Dr. Jart il kit della linea Cicaper. Abbiamo il trattamento, la crema, la maschera e il siero riparatore, tutto qua dentro in mini size. Geniale. Questa Aqua Bomb Sleeping Mask. Cosa? Lock and seal in explosive hydration overnight. Sta tutto qua dentro. È una maschera notte. Oh, sembra troppo le nutelline. Che idea geniale, monouso, bellissima come idea. Prima abbiamo parlato di mani idratate in vista dell'inverno e Sephora ha fatto questa maschera al mango, 92% di origine naturale, per le vostre mani. Quant'è carina! Lei è troppo inverno. Questa la proverò sicuramente dicembre-gennaio, quando farà più freddo. Io in quel periodo ottengo delle mani mica male. Adoro! Allora, mi serviva una crema corpo decente, ho finito tutto. E la Sol de Janeiro si è presentata al mio cospetto. Adoro Sol de Janeiro, mi piace un sacco la profumazione dei loro prodotti. E quindi adesso ho una crema all'estratto di guaranà per il corpo. Grazie. Poi questa invece... No, vabbè, che carina, la palette di Natasha Denona, la Glam Palette, che ovviamente adesso non si vede perché si è un po' girato. Questo è il contenuto. Qua stiamo tornando un po' troppo indietro negli anni 2000, secondo me. E mi piace la cosa. A me Natasha Denona piace un sacco, i suoi ombretti sono qualcosa di magnifico, strapigmentati, belli, corposi, come piacciono a me. E quindi non vedo l'ora di provarla. Per ultimo la Tangle Teaser. Cioè mi hanno mandato prodotti che mi servivano. Pazzesco. Pazzesco. Ne ho tipo 3 di Tangle Teaser piccoline. Però ho sempre pensato, cioè sta cosa assurda, nell'ultimo periodo ogni volta che utilizzavo le Tangle Teaser dicevo: ma perché non le hanno inventate col manico? Io ho tanti capelli, ok? Quando ce li hai corti prendi e fai così, finisci. Ma quando devi andare dietro, la presa della Tangle Teaser è molto scomoda. Cioè a me scivola sempre. O quando hai i capelli che ti vanno davanti da Tangle Teaser e hai anche la mano, a volte mi tiro anche i capelli con le mie mani. Ce l'hanno. Io non sapevo che avessero fatto la spazzola col manico. Questa è la Wet Detangling Hairbrush. Aiuta a districare i nodi e vi assicuro che se non avete mai provato la Tangle Teaser, lo fa. Proviamola subito. Ma che caruccia! Ma che bella! No, vabbè, non tira proprio i capelli. Come pettina bene. Ma questa la posso usare col phon? Si sciolgono tutti i dentini. No. Ok, c'è scritto che non va usata col calore. Però sicuramente è un'ottima spazzola. Bene ragazzi, questo era il video unboxing. Io direi che, ma perché ho messo questa cosa oggi? Io non lo so, non mi sono neanche truccata con voi, ma ho provato qualcosina. Volevo semplicemente mettermi qua, chiacchierare con voi, parlare un po' di prodotti, mi mancava, e prendermela comoda. E poi soprattutto avevo già intenzione di coccolarmi spazzolandomi i capelli. Spero che questo video vi abbia fatto piacere sulle novità. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Se così fosse, lasciatemi un bel pollice in su e come sempre vi aspetto nei commenti e anche nel prossimo video. Ciao!